Amici del vecchio nerd, ma soprattutto amiche del vecchio nerd, benvenuti a un nuovo video del vostro canale YouTube preferito. Con l'avvicinarsi del mese di aprile, ritornerà di gran moda sicuramente Goldrake e in generale tutte le opere di Gonagai. E per questo motivo ho deciso che forse era il momento di farci una bella rinfrescata della trilogia Nagayana. Certo. Mi direte che su questo canale di cose su Mazinga e Goldrake ne troviamo a bizzeffe, ma vorrei, diversamente da quelle che sono i primi video proprio che caratterizzarono la nascita di questo canale, provare a parlarvi in maniera un po' più asettica, un poco più, come dire, contestualizzata col periodo storico in cui uscirono, sia nel loro paese come manga e anime, sia nel nostro qualche anno dopo. E quindi nelle prossime settimane, a partire da questo video, vedrete una serie di video che riparleranno ancora una volta della mitica trilogia di Nagai, e cioè Mazinga Z, Grande Mazinga e Goldrake. Con questo video iniziamo a parlare ovviamente del primo dei tre, non del primo che abbiamo visto in Italia, ma del primo che è uscito nel paese del Sollevante, e cioè il grande, il mitico, lo straordinario, il mai dimenticato Mazinger Z. Sigla. Bene, amici, prima di iniziare a entrare nel dettaglio, vorrei ricordare a tutti voi di non dimenticare di seguirmi, perché quasi la metà di quelli che guardano i miei video non è iscritta al canale. Se ci pensate, considerando le oltre 3 milioni di visualizzazioni che il canale del vecchio nerd ha, è veramente una enormità. Quindi, se volete aiutarmi e supportare il canale, vi prego di sostenerlo con una semplice iscrizione. Non vi chiedo il like, perché il like ve lo chiederò alla fine del video, perché dovrete darlo solamente se siete convinti e convinte che quello di cui vi ho parlato sia realmente piacevole e diciamo abbia colto la verità da un certo punto di vista. Iniziamo parlando del mitico Mazinga Z. Mazinga Z è un'opera del maestro mangaka Gonagai, realizzata nella sua prima forma come manga, quindi come fumetto, nel 1972, che generò una serie animata prodotta da Toei Doga, che appunto parallelamente al manga accompagnò i giovani giapponesi dal 1972 al 1974. Con quest'opera il maestro Nagai crea un genere che prima non c'era, e crea Mazinga Z come primo super robot della storia che può essere pilotato dall'interno con un'astronave che si aggancia. Pensate che pochi mesi prima è uscita un'altra opera, proprio nel 72, che si chiamava Astroganga. Molti di voi lo ricorderanno. È un'opera che, diciamo, nella sua concezione iniziale doveva chiamarsi Astroman e doveva avere nel concept quelle che poi sono stati i punti di forza di Mazinga Z, ma per un motivo a noi oscuro, cioè la navicella col bambino che entra nella testa e pilota il robot, questo tipo di possibilità fu scartata dagli autori. E quindi Nagai pubblicò per primo questo robot pilotato dall'interno. Da noi è arrivato prima l'anime, e abbiamo potuto animare l'anime anche perché siamo stati preparati a questa opera dall'arrivo di altre opere di Nagai, anche se nel paese d'origine erano arrivate dopo. Un po' un casino all'italiana, ma ne parleremo. Mazinga Z è la storia di Kouji Kabuto, figlio di un brillante scienziato morto, tra virgolette, vedremo dopo, morto in un incidente sul lavoro, rimasto orfano anche della madre, che viene cresciuto dal nonno.
Ma il nonno nasconde un terribile segreto, che è quello di aver scoperto che c'è uno scienziato pazzo che ha rinvenuto gli antichi robot, gli antichi mostri meccanici di epoca micenea e vuole usarli per conquistare il mondo. L'unico ostacolo tra il dottor L, il pazzo che vuole conquistare il mondo, e la conquista appunto della Terra è il Mazinga Z, un robot gigantesco costruito da Yuzo Kabuto in gran segreto e che funziona con un'energia speciale, la cosiddetta energia fotonica, non fototomica come viene detto nell'adattamento, nell'adattamento italiano, perché gli viene data, forse chiamandola fototomica poteva essere un modo per far sembrare la cosa più potente, più esplosiva, ma non è così. Energia fotonica che si deriva da un minerale scoperto dallo stesso Yuzo, che è il Japanium. In un'opera molto successiva, cioè Shin Mazinger Z The Impact del 2009, ci sarà una spiegazione molto chiara di cosa sia in realtà il Japanium, cosa che fa somigliare questa nascita a il ritrovamento del vibranio. Ecco, è una cosa molto molto simile, non ve la svelo, poi se guardate l'opera la conoscerete. E quindi i 92 episodi, di cui solo 56 visti in Italia, articoleranno con una serie di problematiche, di power up e di battaglie cruente fino all'ultimo sangue, appunto lo scontro tra i Kabuto, in questo caso è rimasto solamente Koji, perché poi il nonno Yuzo, dopo aver consegnato il robottone al nipote, purtroppo muore, che quindi Koji Kabuto, il piccolo Shiro, che è piccolissimo e al quale Koji deve fare anche un po' da padre, e un padre putativo, il professor Yumi, che è il pupillo di Yuzo, che viene messo a capo dell'Istituto per l'Energia Fotonica, che è il padre putativo in questa fase di Koji Kabuto. Yumi ha una figlia, Sayaka, che è stata addestrata a pilotare un robot prima di Koji Kabuto. Sì, perché il primo robot, il primo pilota a salire sul robot di tutte le saghe nagayane è proprio lei. Sayaka sale per la prima volta su Afrodite e in questo modo, diciamo, in futuro sarà un po', tra virgolette, una maestra per Koji, che invece si ritrova a ereditare un robot potentissimo, pieno di armi, senza sapere neanche cosa ci possa o non ci possa fare. Perché è importante Mazinga Z? Perché Mazinga Z apre un genere che verrà utilizzato, saccheggiato, spremuto da tantissimi autori per tutto il decennio successivo alla nascita di Mazinga Z. Eh sì, perché l'inventore dei super robot, cioè Go Nagai, avrà tanti imitatori, avrà tanti autori che si ispireranno alla sua opera. Ma Nagai, diciamo, è stato comunque colui che ha inventato il genere. Perché è importante Mazinga Z? Perché ha una visione fantascientifica del robottone quasi, come dire, magica. Nel senso che i robot di Nagai, nonostante siano pilotati dall'interno, hanno un qualcosa di vivo, se vogliamo usare questo termine, hanno un qualcosa di estremamente poco robotico, tra virgolette. Diciamoci la verità, anche quando noi da ragazzini guardavamo queste opere, è importante Koji Kabuto nella sua evoluzione di pilota, ma in realtà noi aspettavamo tutti l'uscita del robot. Ed è proprio questo che voglio sottolineare nella parte animata, e poi vedremo le differenze con la parte diciamo disegnata, cioè il manga. Il momento epico viene sottolineato anche all'interno della storia, con una musica speciale e con una serie di movimenti che lo spettatore riesce a riconoscere in maniera perfetta e dire: ecco, è arrivato il momento in cui arriva il robottone. Perché queste opere furono particolarmente importanti e speciali? Perché rivoluzionarono quello che era il mondo dell'animazione,
ma se volete anche quello del manga, però quello del manga si perdeva un po' nel marasma delle produzioni che all'epoca già erano importanti. Le caratteristiche del Mazinga Z viene anche soprannominato la Fortezza d'Acciaio, è un robot gigantesco, alto 18 metri, con una quantità incredibile di armi, che addirittura a volte variano anche durante la storia, ma questo è un altro discorso. Il più celebre, il più famoso, il più imitato di tutti è il pugno a razzo. Il famoso Rocket Punch è una delle armi più iconiche che possono essere riconosciute quando vedete un anime di robottoni. Il Rocket Punch nel futuro verrà, come dire, evolverà in un altro pugno, un pugno con delle lame che escano lateralmente, che si chiama Iron Cutter. Ma vediamo la testa. La testa è un concentrato di armi veramente potentissime, perché c'è il raggio fotonico, che è l'energia principale che muove Mazinga Z, che esce dagli occhi, il raggio congelante che esce dalle antenne laterali che vediamo sul capo, e una delle armi più potenti proprio dell'opera, il Rust Hurricane, da noi tradotto diciamo male secondo me come raggio ciclonico, ma in realtà la traduzione giusta dovrebbe essere uragano corrosivo, un potente getto di vento che esce dalla bocca del robottone, che è misto a una sostanza, diciamo, acida, corrosiva, distruttiva, che consuma all'istante qualsiasi metallo col quale viene a contatto. Veramente un'arma molto potente. Poi c'è quella che sostanzialmente è considerata forse l'arma più iconica del Mazinga Z, cioè il raggio termico in italiano, il Breast Fire, il fuoco dal petto tecnicamente, che però tradotto così non ci piaceva molto. Io ritengo che Breast Fire tradotto con raggio termico non è manco male, no? Tutto sommato rende l'idea della potenza del robot. Nelle prime puntate, Mazinga Z ha anche delle armi che poi non userà più per tutto il resto della serie. Quali sono queste armi? Il pugno a catena, che è un'arma molto, diciamo, molto kitsch, molto strana, cioè il pugno viene lanciato tipo un pugno a razzo, ma rimane una catena collegata al braccio che poi permette di catturare nemici, di fare varie evoluzioni. I missili digitali, che vediamo poi invece in Venus, ma in origine ce li ha anche Mazinga Z, poi non vengono usati più per tutto il resto dell'opera. E un altro, diciamo, arma che viene però riusata anche se saltuariamente sono i missili perforanti. Praticamente una volta sparato il pugno, nell'area del braccio che rimane monca fondamentalmente, da quell'area vengono sparati dei missili perforanti, che a volte hanno salvato anche la situazione, sono riusciti a salvare la vita a Koji Kabuto e al suo robottone. Un'altra evoluzione in Mazinga Z è il Jet Scrander. Mazinga Z originariamente non è pensato per volare, ma attraverso il Jet Scrander fortunatamente può farlo, ed è una sorta di jetpack, se vogliamo, con le ali che si aggancia alla vita del Mazinga Z e gli permette di alzarsi in volo. Questo Jet Scrander è fornito di un'arma che sono le croci del Sud, che sono sembrano degli shuriken, quelli là dei ninja, che escono da delle fenditure presenti sulla parte davanti delle due ali. Altre armi, diciamo, non ce ne sono, ma credo di averne, diciamo, dette abbastanza, se non l'ultima, una delle più distruttive, anche se esteticamente non fa proprio questo grande effetto, che è il missile centrale, e cioè la pancia del robottone, dove la parte bianca, diciamo, si apre completamente e viene fuori un enorme missile a testata esplosiva, che molto spesso fa dei grossi danni quando riesce a colpire il bersaglio.
solitamente un'arma diversivo, non è un'arma che serve per risolvere le battaglie, anche se qualche volta capita, però è un'arma comunque molto potente e spesso e volentieri dà una grossa mano al nostro Koji Kabuto. Ma Mazinga Z non è solo la versione animata che poi alla fine della storia raggiungerà il suo obiettivo, cioè la sconfitta delle forze del male, anche se solo temporaneamente, è anche un'opera cartacea. Cioè, in realtà, tutto inizia da qui. Il primo manga, tra l'altro in questa bellissima versione che sta facendo Dynamic J-Pop allegata al Corriere della Sera, alla Gazzetta, eccetera, eccetera, quindi una versione che trovate in edicola, questa opera di Go Nagai racconta la parte iniziale della storia, anche se a un certo punto la storia si interrompe per tutta una serie di motivi, per un cambio di editore, perché praticamente a Go Nagai fu chiesto di realizzare delle storie un po' più vicine a come erano quelle dell'anime, perché l'anime era ben più leggero di alcune cose che si vedono, anche piuttosto cruente, che si vedono nel manga. E proprio per questo motivo a un certo punto il manga si interrompe e non va avanti. C'è un messaggio finale all'interno del quinto capitolo, dove dice: cari amici, dice Go Nagai, grazie per aver seguito con entusiasmo questo manga, ma questa storia si interrompe qui e potrete trovare il finale che attendete seguendo l'anime sulla TV sul quale veniva trasmesso. Fu un poco un terremoto questa cosa qui, perché poi dopo diversi anni Nagai è tornato e ha dato un finale anche a quella storia, però è un finale molto successivo alla chiusura dell'opera, e quindi insomma è un finale un po' forzato, se vogliamo. Ma Mazinga Z ha avuto anche un'altra edizione, diciamo, di quel periodo lì. Questa è l'opera con i disegni di Gotsaku Ota, anche se comunque la storia è scritta da Go Nagai, e diciamo che questa storia è, per quanto all'inizio possa forse sembrare un tantinello più infantile, ma ha dei toni, delle visioni, delle angolazioni del racconto che sono, a mio avviso, più elevate rispetto a quella dell'originale. Senza dire che il disegno, il modo di disegnare, il modo di realizzare i prodotti, i disegni, i personaggi, i robot di Ota è molto diverso da quello di Nagai. Può piacere o non piacere, può essere più o meno interessante, ma sicuramente la storia è degna di nota. Senza considerare che all'interno della storia, specialmente in quella di Ota, ci sono diversi riferimenti a delle cosettine che arriveranno dopo. Tipo, se voi mi dite che questo robot che si vede qui non è un prototipo del Jetta Robot numero 2 che arriverà solo un anno dopo, cioè nel 1974, allora io non ci ho capito molto. La differenza soprattutto del Mazinga Z, dei disegni di Ota, è anche legata al fatto che il Mazinga Z è un robot dalle forme ben più spigolose, che risalta, che ricalca forse un po' più da vicino quello dell'anime. Anche questo è presente nella raccolta di cui vi ho parlato. La raccolta si chiama Manga Super Robot, la trovate in edicola, insomma c'è tanto da vedere in questo racconto, che è una versione alternativa, una visione parallela alternativa di quella che è la storia di Mazinga Z. Mazinga Z ha avuto anche altre rivisitazioni, anche altre visioni, altri racconti. Per esempio, sempre a livello manga c'è Z Mazinger, che è poi la palestra dalla quale è venuto fuori un'altra opera molto interessante nel 2009, Shin Mazinger Z The Impact,
dove ci sta un racconto bellissimo, alternativo, e secondo me è il modo migliore di accompagnare negli anni 2000 un mito come Mazinga Z. La storia, il racconto di questa grande opera, continua con alcune piccole curiosità. Per esempio, nelle prime, puntate non è raro notare delle discrepanze di design o di colorazione del mecha. Questa è una cosa che succedeva all'epoca perché, ci fu un periodo di agitazione di alcuni studi di animazione che erano privati, molto spesso le grandi case si esternalizzavano l'animazione e questo generò delle discrepanze perché a seconda delle persone che mettevano le mani sul prodotto si potevano rilevare degli errori, voluti o non voluti, non lo sappiamo, e delle piccole variazioni, tipo il colore del builder, tipo la forma della testa, tipo la forma del raggio termico o quella più eclatante che tutti citano, che in alcune puntate il robot ha le mani bianche. Ecco, questo non fu esattamente una scelta voluta, ma probabilmente fu legato a questa agitazione che c'era in quel periodo per chi voleva, giustamente, voglio aggiungere io, ricevere il giusto pagamento, per il proprio lavoro. Bene amici, il racconto del Mazinga Z si ferma qui. Non mi dilungo su quella che è la trama, la potete trovare ovunque, ma il mio invito è sempre quello di riguardare quest'opera, perché è un'opera che forse non è invecchiata benissimo dal punto di vista della storia, forse può essere anche considerata leggermente banale per quanto riguarda, il racconto e l'interazione dei personaggi con una struttura narrativa ormai vecchia per chi guarda oggi gli anime, però è l'anime da dove il mondo mecha è partito e non solo il mondo mecha, perché tante cose che racconta Nagai in quel modo poi verranno riprese, rieditate e riutilizzate in tanti prodotti successivi. Mazinga Z rimane il principe dei robot, anzi, The King, oserei dire, il prodotto che ha generato una montagna di intrattenimento di cui quelli della mia generazione fortunatamente hanno goduto e quindi dobbiamo sempre fargli un grande omaggio perché veramente è l'inizio di tutto. E quindi se questo video vi è piaciuto, condividetelo sui vostri social, lasciatemi un pollice alto. Se non l'avete ancora fatto per sfiducia, iscrivetevi al canale così potete supportare tutti i miei lavori. Se vi va di offrirmi 2 caffè al mese, abbonatevi perché io e i miei abbonati li coccolo e li ricordo in tutti i miei video. Ecco, li ricordo anche in questo. Grazie mille ragazzi, con voi possiamo andare molto lontano. Vi do appuntamento al prossimo capitolo della trilogia, cioè il Grande Mazinga. Lo so che lo aspettate, lo so che vi piacerà. Non ho altro da dire, non ho altro da aggiungere, se non il consueto. Mazingo! Mazinger is not. Without power, men are lost in this world we're fighting. Never.